Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità, perché è stata inaugurata questa mattina la nuova ala della clinica medica della Santissima Annunziata e dunque siamo a Chieti, che dispone di nuovi 15 posti letto per degenti della medicina generale. Il servizio di Paolo Renzetti. Da oggi la clinica medica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti ha una nuova ala con 15 posti letto, che possono arrivare anche a 20 nuove utilità per i degenti. Ma sì, è molto importante, perché diciamo subito cosa affrontiamo. Cerchiamo di risolvere il problema molto importante per i cittadini, i pazienti, gli utenti, delle cosiddette barelle nei corridoi. Affrontiamo questo tema, lo risolviamo in un presidio molto importante, lo risolviamo nell'area più colpita, che è l'area medica, e pertanto credo che ci mettiamo di fronte ai cittadini, all'utenza, dando delle risposte importanti. E vorrei anche fare una ulteriore sottolineatura. Era molto complesso arrivarci, perché l'ospedale di Chieti, all'atto dell'insediamento del nuovo governo regionale, ha dovuto conoscere purtroppo lo sgombero di due corpi interi, il CEDF, per oltre 100 posti letto. Quindi trovare delle soluzioni in un presidio dove purtroppo vi è stato questo sgombero è stato davvero molto complicato. Una bella notizia per la sanità abruzzese, soprattutto per i cittadini del comprensorio di Chieti, che potranno dotarsi di questi ulteriori posti letto. Assolutamente sì, la Regione Abruzzo ha previsto per l'area medica del presidio di Chieti 100 posti letto, ne erano attivati appena 58, così arriviamo tra 73 e 78. Faremo ulteriori lavori nonostante gli spazi ristretti che abbiamo a disposizione per via degli sgomberi dei due corpi C ed F, e arriveremo a dare una risposta davvero importante. Detto questo, la risposta delle risposte resterà l'ospedale nuovo, perché il tema degli spazi stretti non è un tema solo dell'area medica, anche se l'area medica è quella più colpita da questo problema. Ma il tema degli spazi stretti per l'utenza e per i cittadini riguarda tanti e larghi spazi di questo ospedale, offeso dalla chiusura dei corpi CDF per il cemento impoverito. Da questo punto di vista credo che sia importante, da un lato, procedere verso la possibile risposta con l'ospedale nuovo, e dall'altro dare, per quanto possibile, nella limitatezza degli spazi che oggi abbiamo a disposizione, le principali risposte, come quella della degenza medica. Ci spostiamo all'Aquila adesso, perché in comune le acque sono sempre più agitate e Di Benedetto, lo sconfitto alle amministrative in quota Partito Democratico, smentisce inciuci con il sindaco Biondi se dovesse essere decretata l'anatra zoppa, la cui sentenza è attesa per il prossimo 23 maggio. Il servizio di Daniela Rosone. Americo Di Benedetto, consigliere comunale del PD e sconfitto da Biondi alle amministrative, smentisce ogni tipo di inciuccio col sindaco Biondi in merito alle possibilità che potrebbero emergere dall'anatra zoppa. Io e Biondi ci vediamo in consiglio comunale, l'ha detto bene lui, dovremmo pensare a amministrare bene la città, ognuno per il ruolo che ha, il resto non conta, men che meno il futuro mio e di Biondi. In questo momento conta ancora di più di prima, vista la sofferenza e, diciamo così, il freno che c'è a distanza di quasi un anno, conta il futuro della nostra città. Il 23 sarà un giorno che secondo me determinerà, e nell'un caso e nell'altro, un'esigenza di tornare a riflettere, e nell'eventuale azione, almeno per quanto riguarda noi, di controllo, non voglio dire di opposizione, ma di sviluppo di una progettualità per la città, e un'eventuale rivisitazione all'interno del Consiglio Comunale, che riporterebbe tutto alla data del primo turno, perché quello è, perché poi le elezioni sono andate come sono andate, c'è stato qualcosa un po' di rocambolesco, vedremo. Però adesso è prematuro, noi dobbiamo continuare a pensare oggi fino al 23 alle esigenze che la città ha, a cercare di dare risposta, a controllare che quello che è stato detto si stia facendo. La pratica amministrativa di Biondi, ha detto Di Benedetto, non è stata in grado di essere il collante e l'elemento di ricucitura. La verità è sotto gli occhi di tutti. Hanno disatteso le aspettative degli elettori, ma anche noi dobbiamo riorganizzare la nostra linea di controllo e di proteste, ma siamo in difficoltà ad assolvere il ruolo di opposizione. Il mio operato comunque in consiglio comunale lo avete visti tutti. Loro sono la maggioranza e fanno anche l'opposizione, destabilizzando gli equilibri e il lavoro da fare. Il timore di Di Benedetto è che figure apicali di questa amministrazione abbiano scambiato il mandato per un trampolino di lancio per la carriera politica, tradendo i loro elettori con una prospettiva diversa rispetto al percorso cittadino. La nostra non è un'azione di
voler creare delle difficoltà, è una constatazione che viene direttamente da una situazione squilibrata che questa amministrazione sta vivendo ed è sotto gli occhi di tutti. A me rammarica molto, perché io prima di essere stato il candidato sindaco del centro-sinistra sono un cittadino e vorrei vedere la mia città star meglio di come stava prima. Purtroppo questo non lo posso dire adesso. Torniamo a Chieti adesso, perché arriva l'ok dei revisori dei conti sul bilancio di previsione del 2018 del comune di Chieti. Conti in ordine, rimodulazione ma nessun taglio dei servizi e 31 milioni di investimenti. A Chieti il sindaco Umberto Di Primio si considera soddisfatto della manovra che dovrà passare ora all'esame del Consiglio Comunale. Lo ascoltiamo. Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti per quanto riguarda il bilancio di previsione 2018. Ora ci sarà l'esame dell'Aula del Consiglio Comunale. Soddisfatto il Sindaco Di Primio? Ma soddisfatto. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo dimostrato che quando c'è senso di responsabilità, c'è competenza e si rinuncia soprattutto a talune scelte che sono quelle di favorire qualcuno a discapito della maggioranza dei cittadini, alla fine i risultati arrivano e credo che il risultato più importante sia il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. È stato un bilancio difficile da comporre, abbiamo un bilancio dove noi possiamo toccare solo il 10% del totale, cioè vuol dire che il 90% della spesa è già bloccata perché è spesa non comprimibile. Abbiamo dovuto fare delle scelte importanti, ma le abbiamo fatte nel campo del sociale, così come in altri settori, senza incidere sui servizi, cioè non abbiamo eliminato un servizio, ma abbiamo dovuto ridurre alcuni servizi e fare alcune scelte. C'è tanta polemica sulla questione degli asili nido, ma io sfido chiunque, qualunque cittadino, a darci torto quando ascolta questi numeri. Gli asili nido che noi abbiamo a Chieti, straordinari, molto ben funzionanti, servono 140 bambini. Il costo degli asili nido per la comunità teatina è 1.400.000 euro. Ogni bambino ci costa 10.000 euro a fronte di un incasso che è di poco superiore ai 300.000 euro. Si capisce bene che un comune oggi non può più avere questo tipo di costo. Allora non abbiamo detto chiudiamo gli asili nido, ma abbiamo detto affidiamoli a chi li potrà gestire con costi più bassi. Abbiamo detto che vendere una farmacia non incide sulla socialità, anzi fa in modo che ci sia la possibilità per noi di avere un incasso sul bilancio, che è un incasso che comunque ci consente di andare avanti col bilancio, e soprattutto questo bilancio è il bilancio che apre le porte a 32 milioni di investimenti sulla città. Chi non vuole questo bilancio, chi non si rende conto che quello che abbiamo fatto è già successo in Italia, noi lo facciamo con un anno di ritardo perché siamo stati bravi a tenere i conti fino ad oggi, è persona che non ha voglia di far crescere la città. Approvando il bilancio di previsione adesso, noi avremo la possibilità di fare 32 milioni di lavori dal 2018 al 2020, lavori già finanziati. Cronaca adesso, un uomo di 46 anni è stato investito da un'auto in transito questa mattina dopo le 11 in Piano Centro a Pescara, nei pressi della stazione centrale all'incrocio fra Corso Vittorio Emanuele e Via Mazzini, mentre stava attraversando la strada. Soccorso poco dopo dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso in ambulanza presso l'ospedale civile. Sull'accaduto indagano gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale. Andiamo a Luco dei Marsi adesso, caso di bullismo. I genitori della vittima hanno presentato nei giorni scorsi una denuncia contro ignoti ai carabinieri. Il fattore tempo però in questo caso non è a vantaggio della ricostruzione dettagliata della storia. Si sta cercando di comprendere infatti l'entità effettiva dell'episodio anche in base ai racconti e alle dichiarazioni raccolte. Vediamo il servizio. L'invito che facciamo a tutti è quello di collaborare affinché in primis venga fuori la verità e quindi vengano smascherati i colpevoli di questo episodio, e poi di collaborare affinché certi atteggiamenti, certi avvenimenti non si ripetino. Offeso e denudato e poi fotografato. Il ragazzo è maggiorenne ed è di Luco. Lo si potrebbe definire un soggetto debole giuridicamente parlando. La notizia è trapelata solo recentemente, nonostante il fatto di bullismo increscioso sia avvenuto quasi un mese fa. I genitori del ragazzo hanno presentato la denuncia contro ignoti presso la locale caserma dei carabinieri di Luco. Sono quindi di conseguenza
partite le indagini coordinate dai carabinieri al comando del maresciallo Marco Fanella. Per ora le indagini che stanno andando avanti non si baseranno su alcun occhio elettronico o sistema di videosorveglianza, poiché laddove è accaduto il fatto non vi è copertura, ma le telecamere si trovano difatti collocate proprio sul versante opposto rispetto al campo da calcetto locale. In seguito a quanto avvenuto, tutte le famiglie di AIP di Marsica si sono strette intorno alla famiglia e in particolare al ragazzo. In primis i ragazzi con sindrome di Down dell'associazione stessa hanno inviato messaggi di conforto e di forza al loro fantastico amico. Per ora le ipotesi dei militari si allontanano dalla congettura dell'esistenza della cosiddetta logica del branco di bulli, non essendo stati segnalati nel passato comunque casi analoghi precedenti in paese. Si tratterebbe perciò di ragazzi coetanei quasi della vittima, tutti comunque minorenni in base ad una fascia di età rintracciata e ricompresa che va dai 15 ai 16 anni, in piena età adolescenziale. Ancora cronaca, erano già alcuni giorni che viaggiavano nella provincia teramana in cerca di potenziali vittime. I due siciliani fermati ieri a bordo di una Audi A3 di colore nero dalla volante del commissariato di Atri, subito dopo aver tentato di truffare un settantenne di Silvi con la cosiddetta truffa dello specchietto. Entrambi nati e residenti a Noto in provincia di Siracusa, un 42enne e la sua compagna di 35 anni con precedenti penali per reati contro il patrimonio commessi su tutto il territorio nazionale, sono stati denunciati per l'ennesimo tentativo di truffa, questa volta compiuta ai danni proprio di un contadino di Silvi che aveva denunciato quanto gli era accaduto pochi minuti prima sulla strada provinciale 553 di collegamento tra Atri e Silvi, quando una coppia di italiani proprio a bordo di un Audi di colore scuro lo aveva fermato sul percorso sostenendo di aver subito il danneggiamento dello specchietto dell'autovettura. La vittima, che viaggiava a bordo della sua macchina, pur non avendo avvertito alcun impatto, incalzato dai due truffatori che mostravano lo specchietto della loro auto visibilmente rotto, si sarebbe convinto di quanto sostenuto dalla coppia, dichiarandosi disponibile a risarcirli dopo la valutazione di un carrozziere. Adesso i due sono stati denunciati. Cambiamo argomento adesso, la Ruzzo Reti annuncia innovazioni importanti per la qualità dell'acqua nel potabile nel teramano. La prima riguarda l'introduzione di azoto che renderà l'acqua del Gran Sasso più buona e più pura. La seconda prevede un sistema di sonde all'interno della montagna chiamato Early Warning per il controllo in tempo reale della qualità delle acque. Il servizio di Tania Bonici Castelli, vediamo. Rivoluzione ed innovazione alla Ruzzo Reti di Teramo. L'acqua del Gran Sasso sarà più buona e più pura grazie all'introduzione dell'ozono che sostituirà in gran parte il cloro. La Ruzzo è in Italia tra le poche società acquedottistiche già pronte ad utilizzare questo gas con alto potere disinfettante. Questo impianto consentirà di elevare notevolmente la qualità dell'acqua. In che modo? Con il vecchio sistema il pretrattamento che veniva effettuato nell'acqua era effettuato tramite clorazione. Il cloro ha tanti benefici, ma crea anche dei cloroderivati e quindi delle sostanze che è meglio non avere presenti nell'acqua. L'ozono invece ha un potere ossidante molto più elevato. È in grado di distruggere le macromolecole e gli odori, quindi elevare notevolmente la qualità dell'acqua. Anche dal punto di vista della sicurezza, la Ruzzo Reti sta per introdurre un sistema di sonde all'interno del Gran Sasso, chiamato comunemente Early Warning, che garantirà il controllo in tempo reale della qualità delle acque. L'Early Warning cambia la filosofia di approccio all'analisi del rischio. Prima, diciamo fino ad oggi, ma tuttora in tantissimi acquedotti, il controllo dell'acqua viene effettuato semplicemente individuando delle soglie, che sono le soglie normative, per cui se c'è un superamento di una soglia scatta l'allarme, al di sotto della soglia non c'è pericolo. E quindi questa è la vecchia filosofia. Invece l'Early Warning è un sistema intelligente, vale a dire analizza tutti i parametri della qualità dell'acqua che le strumentazioni fanno convergere in questo software. È un sistema di autoapprendimento e analizzando i parametri che arrivano dagli analizzatori
è in grado di prevenire, ma con larghissimo anticipo, eventuali anomalie presenti nell'acqua. Intanto l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso ha spento provocatoriamente una candelina per festeggiare un anno dall'allarme acqua provocato da non bene identificati sversamenti dei laboratori di fisica nucleare. I vostri rapporti con i laboratori del Gran Sasso come sono? Guardi, dal punto di vista istituzionale ovviamente bisogna collaborare. Certo è una convivenza abbastanza difficile perché il nostro obiettivo ovviamente è quello di preservare al massimo la qualità dell'acqua e quindi la salubrità, parliamo di salute pubblica. Quindi io credo che su questo non ci sia nulla che ci possa in qualche modo prevaricare. E al tempo stesso è ovvio che l'istituto è un'eccellenza in campo mondiale, quindi dobbiamo imparare a convivere. La FIM CISL ha vinto le elezioni delle RSA all'interno dello stabilimento FCA Sevel di Atessa. Dal sindacato però arriva la richiesta alle istituzioni di una maggiore attenzione ai bisogni di un polo fondamentale per l'intera economia regionale. Vediamo. La FIM CISL vince le elezioni della RSA in Sevel e ottiene 22 delegati. A congratularsi con gli iscritti è arrivato il segretario nazionale Marco Bentivogli. Un risultato straordinario, commenta, segno di grande fiducia nella squadra della FIM. Le RSA sono state non solo vinte ma stravinte dalla lista della FIM CISL, che ha rinnovato tutta la sua squadra dal punto di vista generazionale e ha staccato tutte le altre liste di moltissimi voti. Questo significa che in tutti questi anni la FIM ha lavorato molto bene a fianco dei lavoratori, ci sono stati momenti di difficoltà, ma l'azienda è un'azienda che sta crescendo, Sevel insieme all'indotto è quasi il 20% del PIL dell'Abruzzo, per cui la realtà industriale più importante di questa regione, avere un sindacato serio, forte, credibile aiuta tutto a andare meglio. Le tute blu della CISL evidenziano tuttavia come la politica sia stata assente anche nell'ultima tornata elettorale di marzo. Le forze politiche, dice il sindacato, hanno ignorato sistematicamente il lavoro e i bisogni del tessuto economico industriale. È un disinteresse che si tocca con mano proprio visitando la Sevel. Il contrasto tra la pulizia e la cura nel dettaglio, comprese le aree a verde che regnano all'interno della fabbrica del Ducato, mentre è stridente il degrado delle aree circostanti. Purtroppo, rimarca la CISL, la politica si occupa di industria solo quando si manifestano le emergenze occupazionali, viste come ghiotte occasioni per fare passerella e lanciare facili slogan, come è successo alla vicina Honeywell. Il segretario Abruzzo Molise, Domenico Bologna. Purtroppo c'era il governo e la regione che si sono presi l'impegno sul tavolo della trattativa e hanno detto che garantivano loro per quanto riguarda la cassa integrazione. Oggi venire a sapere che la cassa integrazione è in discussione è una perdita di credibilità da parte di tutte le istituzioni. Noi come sindacato stiamo facendo tutte le pressioni possibili a tutti i livelli, quindi ci siamo rivolti anche fin quando alla Confederazione, alla CISL, affinché intervenga presso il governo, ma il problema è che in questo momento non c'è il governo, cioè abbiamo una regione in cui il presidente è diventato senatore, non sappiamo quello che fare, e quindi è complicato anche riattrezzare un tavolo, perché se non viene approvata la cassa integrazione il rischio è che saldi tutto l'accordo e quindi ci renda complicata anche l'eventuale trovare la disponibilità delle aziende per la reindustrializzazione dell'azienda. Lo street food torna all'Aquila in questo weekend, da venerdì 11 a domenica 13 maggio. Il capoluogo sarà la prima tappa di un tour nazionale. Vediamo. Dall'11 al 13 maggio Piazza Duomo ospiterà Street Food Time, un evento a carattere nazionale dedicato al cibo di strada di qualità che tornerà per la terza edizione in città. La manifestazione organizzata da Blunel SRLS, fortemente voluta da Confartigianato e Imprese L'Aquila, con la volontà sia di ricreare momenti di aggregazione che di portare in città visitatori che daranno vita ad un circolo virtuoso di cui si avvantaggeranno anche tutte le attività commerciali cittadine dell'intera provincia attraverso la valorizzazione dell'artigianato di eccellenza. Un festival che ospiterà 20 food truck e 6 birrifici artigianali, offrirà ben 100 tipologie di cibi diversi e 25 birre artigianali differenti. Sono solo alcuni dei numeri che Street Food Time è in grado di proporre per soddisfare le esigenze culinarie più disparate.
Abbiamo al solito tanta qualità, quella è una costante in tutte quante le edizioni, in tutte le tappe. C'è varietà, nel senso che noi cerchiamo di evitare di riportare gli stessi espositori proprio per far sì che l'evento sia sempre nuovo, per cui ci saranno nuovi rappresentanti delle regioni. Quest'anno ad esempio cito fra tutti il Lampredotto, la pappa al pomodoro, la ribollita per la Toscana, cito la saccoccia romana, la puccia pontina, queste soltanto alcuni dei cibi che saranno presenti in città, e ci sarà anche una abbastanza sostenuta sezione mondo, quindi ci sarà l'Argentina, ci sarà la Grecia e il Sud America. I fornelli si accenderanno alle 11 del mattino, eccezione fatta per il primo giorno che vedrà il taglio del nastro alle 18, e si spegneranno a tarda notte. A Pette, roulotte degli anni 60 e camioncini vintage daranno vita a tre giornate davvero gourmet, durante le quali l'Italia culinaria si incontrerà all'Aquila per deliziare tutti i palati, anche più esigenti. L'area del festival sarà la patria del cibo di qualità, in cui gli alimenti della tradizione culinaria italiana saranno proposti in versione street. I produttori del cibo di strada sono artigiani che esprimono appieno i valori dell'Italia vera e autentica. Come Confartigianato noi ci teniamo ad arricchire tutti gli eventi che riguardano la città per dare un contributo fattivo e concreto per far vivere l'intera città, perché eventi come questo portano ricchezza a tutta l'economia del territorio, dalle strutture ricettive, gli artigiani, i commercianti, quindi c'è un'economia che gira, e questo fa bene ai centri storici che comunque stanno vivendo un momento difficile negli ultimi anni. Espositori nazionali, però l'aspetto molto importante è che i fornitori saranno locali. Questo sì, noi siamo già alla terza edizione e riproponiamo un po' questa formula che è vincente, dove su quello che potrebbe essere l'indotto che noi andiamo comunque a calcolare in fase preventiva, sicuramente c'è la certezza delle forniture con locali, quindi mastri birrai locali, acque, ma non solo, maestranze, comunque quindi elettricisti, montatori di gazebo e quant'altro, sono tutti quanti del posto. Il tour di Street Food Time toccherà nel 2018 molte città italiane. L'Aquila è la prima tappa e l'ingresso è gratuito. Durante le tre giornate ci sarà anche l'animazione con gli artisti di strada, un evento patrocinato da Confartigianato Imprese Chiati L'Aquila e dall'assessorato alle attività produttive del comune. Si è riunito questa mattina il consiglio direttivo del sindacato giornalisti abruzzesi per l'insediamento ufficiale per le elezioni statutarie. Ezio Cerasi è stato eletto segretario, Rocco Coletti vice segretario dei professionisti, mentre Daniela Stolfi è stato eletto vice segretario per i collaboratori. Paolo Massi è stato eletto tesoriere, invece Domenico Marcozzi sarà delegato a rappresentare il sindacato dei giornalisti abruzzesi nelle riunioni della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Il collega Pierluigi Spiezia sarà il coordinatore delle commissioni del sindacato giornalisti abruzzesi e membro effettivo della segreteria. Adesso apriamo la pagina di sport, nuova dotazione di 800 tagliandi per i tifosi dell'Ascoli con la concessione dell'intera curva sud. Sono le decisioni prese dall'autorità di pubblica sicurezza in vista della gara di sabato prossimo all'Adriatico Cornacchia tra il Pescara e i bianconeri dell'ex Serse Cosmi. Sale dunque l'attesa per un match molto delicato per i marchigiani, che potrebbe dare la salvezza matematica ai biancazzurri di Pillon. Certa l'assenza in difesa di Marco Perrotta, il tecnico del Delfino dovrà verificare nelle prossime ore le condizioni di Gaston Brugman, che ieri ha fatto i conti con una sindrome influenzale. Il servizio di Andrea Costantini. Saranno oltre 1500 i tifosi dell'Ascoli presenti domenica prossima allo stadio Adriatico Cornacchia. Ieri sera infatti è giunta l'ufficialità della concessione di altri 800 tagliandi per la tifoseria del Picchio, con conseguente destinazione dell'intera curva sud. La decisione è stata presa dalle autorità preposte alla pubblica sicurezza a seguito della forte richiesta di biglietti che arrivava da Ascoli, dopo che la dotazione di base di scarsi 750 tagliandi era stata polverizzata già lunedì, e a fronte delle garanzie presentate dalla società ascolana per una gara catalogata a rischio dall'osservatorio per le manifestazioni sportive, garanzie che si sostanziano nella presenza di steward in trasferta, di personale della società al seguito dei propri tifosi e dell'effettuazione della trasferta con mezzi collettivi come pullman e minivan con tragitto obbligatorio, autostrada A14 ed uscita allo svincolo Pescara Sud Francavilla.
Sale dunque l'attesa per una gara che potrebbe dare la matematica salvezza al Pescara. La ripresa degli allenamenti ha confermato l'impossibilità per Pillon di recuperare il lungo De Genti ed ha consegnato una preoccupazione in più. L'influenza ha infatti fermato il capitano Gaston Brugman, che tuttavia dovrebbe recuperare per la gara di sabato, nella quale Coda è destinato a prendere il posto dello squalificato Perrotta. Sul fronte Ascoli certa l'assenza di Martigno, oltre che degli infortunati di lungo corso Favilli e Carpani e dello squalificato Padella. Sono rientrati in gruppo gli ex Mignanelli e Canutè, da verificare Lores Varela. Quello di sabato sarà il 27esimo episodio in riva all'Adriatico di Pescara Ascoli. Il bilancio vede in vantaggio i biancazzurri con 12 vittorie a fronte delle 6 ascolane e degli 8 pareggi. L'ultimo successo del Delfino risale all'ottobre del 2011, quando il Pescara di Zeman asfaltò 4-1 l'Ascoli di Castori con Sansovini mattatore e autore di una tripletta. L'ultimo precedente risale a febbraio 2016, quando finì 2-2 tra il Pescara di Oddo e l'Ascoli di Mangia, con le reti di Lapadula e Capelluzzo per il Delfino e di Yankto e Giorgi per il Picchio. Il Pescara, in caso di vittoria, chiuderebbe definitivamente la pratica salvezza, mentre in caso di pareggio bisognerebbe verificare i risultati dagli altri campi per avere il conforto della matematica, con particolare attenzione al match dell'Avellino contro lo Spezia e agli impegni delle due squadre che si scontreranno all'ultima giornata, Cesena e Cremonese, con la squadra di Castori impegnata a Palermo e i grigiorossi di Mandorlini contro il lanciatissimo Venezia. Scendiamo in Serie C, adesso c'è attesa in casa Teramo per la sentenza della Corte Federale d'Appello di venerdì riguardo all'eventuale penalizzazione del Sant'Arcangelo, una penalizzazione che, se dovesse arrivare, potrebbe evitare ai biancorossi lo spareggio con il Vicenza. Il difensore Nebil Caidi intanto guarda proprio al play-out con i veneti, ma spiega anche le lacrime al termine della partita di domenica contro la Reggiana. Sono lacrime che fanno parte del mio carattere, ormai mi conoscete, capito? Quando provo emozioni forti mi capita di essere così, però è un modo di reagire che ogni carattere, ogni persona ha. Io ero talmente dispiaciuto al momento del triplice fischio che il mio carattere ha voluto quello, ecco, però non... al di là di tutto, penso che tutti eravamo molto rammaricati, perché avevamo fatto, secondo me, un'ottima gara e veramente vedevo la salvezza a un passo, e quindi mi dispiace tanto. Sicuramente questa partita qua ci ha insegnato tante cose, perché comunque ci ha fatto capire che se lottiamo veramente tutti insieme siamo una squadra fastidiosa, perché comunque ho visto veramente i ragazzi buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi quella è una cosa positiva, perché sappiamo che nel momento, mi auguro che non ci sia più un momento del genere, perché eravamo un po' disperati secondo tempo, quindi la disperazione ti porta a fare cose magari anche oltre quelle che uno può. Preoccupa, perché sono giocatori forti, è una piazza importante, e quindi con tutto rispetto è diverso andare a fare i play-out a Lumezzane come l'anno scorso, e quindi preoccupa, però allo stesso tempo la pressione che hanno loro è alta quanto la nostra, ecco, quindi prepareremo la partita, siccome mancano ancora tanti giorni, con la dovuta calma e serenità, perché comunque non bisogna farsi prendere troppo dall'ansia che comunque ti viene, perché è uno spareggio importantissimo. Come ho detto prima, spero non ti sia bisogno del mio piede quest'anno, però io ci metterò quello che ci ho sempre messo, non è che altro non posso fare, darò tutto, e spero che sono sicuro che daranno tutto anche i miei compagni. Poi il campo, purtroppo, in due partite può succedere di tutto, se prendi un gol come domenica sotto l'incrocio dopo 20 minuti, capito, può succedere, quindi le partite sono fatte di episodi, e mi auguro che ai play-out l'episodio giri dalla nostra parte. Lutto nel mondo del calcio a 5, ma più in generale dello sport abruzzese, perché questa mattina infatti è scomparso all'età di 44 anni Alessandro Zulli, presidente della
Alex Zulli Gold Futsal. Zulli è stato uno dei fautori della crescita proprio del futsal femminile in Abruzzo, sia a livello giovanile che di prima squadra, ed ha raggiunto traguardi importanti a livello nazionale. Il principale è stato lo scudetto vinto con la Z Gold Women nella stagione 2012-2013, battendo in finale lo Statte in due partite. Quest'anno la sua squadra, Alex Zulli Gold Futsal, aveva appena tagliato il traguardo della promozione nella massima serie. Zulli da anni stava conducendo una strenua battaglia contro una malattia e le condizioni si erano aggravate nell'ultimo periodo. Cordoglio è stato espresso dal presidente della FIGC Abruzzo, Daniele Ortolano, e da tutto il comitato. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio a Guardia Grele. E prima di chiudere diamo lettura di un avviso di servizio, perché l'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative fissate per il 10 giugno 2018. A tal fine informa che nella propria sede di Silvi, strada statale nord 26, numero telefonico 085 93 0020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse, concernente il costo per la trasmissione dei messaggi, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per il materiale eventualmente autoprodotto. La persona eventualmente da contattare è il signor Quintino Pallante. Con questa comunicazione è tutto, si chiude la prima edizione del nostro telegiornale, la seconda alle ore 19. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.